Cause we finally get to choose how we wanna live our lives, and we gotta do this right. I know which road, cause I found out how to see what is right for you and me. And let me tell you that I know it's meant to be. Sognare si può, buongiorno, ci avete visto fino adesso, adesso ci sentite anche parlare. Siamo qua oggi con delle persone speciali per me e sono veramente contenta di poter raccontare un po' di storie diverse, diciamo, da quelle che noi raccontiamo tutti i giorni, no? Parliamo di libri, parliamo tante volte di arte, non che questo argomento non sia legato all'arte, però diciamo in questo caso parliamo di volontariato, di aiuto e di un progetto che dura da 20 anni, è festeggiato 20 anni quest'anno, e parliamo quindi di Casa Giglio. E abbiamo qui con noi la nostra presidente Pinuccia Sgambellone e poi con lei e con noi quindi la nostra Valentina Rebuffo, che adesso vediamo in che modo surprise, esatto, in che modo diciamo ha potuto aiutare, collaborare con questo bellissimo progetto. Intanto benvenute. Grazie. Ciao Ivan. E intanto un saluto a tutti coloro che già sono collegati con noi, che ci ascoltano e che ci ascolteranno, e quindi insomma mi fa molto piacere sempre salutare tutte le persone che sono con noi. Un saluto già anche ad Anna Cinisello che dice buongiorno a te e alle tue ospiti, grazie, e un saluto anche a Giselle e a tutte le persone che arriveranno. Pinuccia, ciao, benvenuta, quanto tempo, eh? È un po' che ci eravamo perse di vista e abbiamo avuto modo di incontrarci proprio durante i tuoi festeggiamenti. Il festeggiamento al Teatro Astra. Ebbene, il 5 sì. marzo. Ebbene sì. Allora, raccontami un po', intanto io vorrei che tu raccontassi ai nostri ascoltatori chi è Pinuccia e perché ha voluto creare Casa Giglio.
capisco che è una storia di 20 anni, però cioè voglio dire un po' breve. La faccio breve. Sì. Chi è Pinuccia? Ma non lo so ancora. Lo scoprirò. Ottimo. Ottimo. Lo scoprirò. Comunque, Casa Giglio nasce per un'idea di accoglienza. Accoglienza in un momento difficile per le famiglie, perché l'ho vissuta in qualche modo in prima persona. Per cui mi sono resa conto che in quei momenti lì, quando hai un figlio che sta male e che ha necessità di rimanere per del tempo in ospedale, la famiglia ha necessità di poggiare la testa su una spalla, di sapere, certo, che c'è qualcuno vicino, ma oltre i suoi parenti, perché tanto spesso non servono i parenti, serve qualche cos'altro. E quindi ad un certo punto nasce così l'idea di mettere su un'associazione che abbiamo chiamato Giglio Onlus, e che comincia con degli spettacoli teatrali a sostenersi, a divulgare il progetto, ed affitta da un privato il suo primo appartamento. Lo sì, perché ecco, concettualmente funziona così, che sì, serve un sostegno e una spalla, ma serve anche magari proprio un posto dove stare, per sì, stare vicino ai propri figli, sì, no? Sì. Soprattutto se si è distanti dalla propria casa, no? E quindi proprio oggettivamente, fisicamente, hai pensato a un sostegno reale. Sì, dare un tetto a queste famiglie. E quindi abbiamo cercato e abbiamo affittato negli anni, siamo arrivati ad averne 6 appartamenti, dandoli ad uso gratuito ai genitori dei bambini quando sono ricoverati in qualunque reparto da Regina Margherita e Sant'Anna. E abbiamo iniziato a divulgare il progetto 20 anni fa, mettendo anche, organizzando e allestendo degli spettacoli teatrali. In effetti ne abbiamo creati in 18 anni 9, 120 repliche, e quindi abbiamo in qualche modo divulgato la notizia. No, così sono partiti con uno, cioè direi che sono bei numeri, adesso sì, mi piace sì, sorridere, sì. Però insomma evidentemente avete catturato l'attenzione e toccato proprio un'esigenza importante dal mio punto di vista, che è reale. Cioè, sì. Non parliamo di qualcosa di, come no, posso dire, è molto concreto, è concreto come progetto, concetto. Anche perché è rivolto a tutte le malattie. E questa è una cosa che in qualche modo ci ha reso un po' efficaci sul territorio, perché ci sono moltissime malattie rare non sostenute da associazioni, e quindi quando non hai un'associazione dietro, arrivi in un ospedale, hai necessità di essere supportato in qualche modo da qualcuno. Da qualcuno che ne sa magari, che sa anche un pochino orientarti in certi... Che ti sostiene moralmente. Il discorso è quello, dandoti una casa comincia a toglierti il primo problema. Certo. Dopodiché ti puoi dedicare di più a quello che è il tuo bambino o la tua situazione, e quindi avere un po' più di leggerezza. E scusate se poco, anche perché io immagino, già la prima volta che tu me ne parlasti era tanto tempo fa, e ho immaginato effettivamente il conforto che può provare un genitore che si trova, come dico, in un posto lontano da casa sua, senza nessun riferimento, con la preoccupazione di dover curare un figlio e non sapere dove andare. Quindi, certo, abbiamo ospitato anche una famiglia per un anno e mezzo, quindi sono dei costi, esatto, molto alti, esatto, per una famiglia. E questo è veramente tanta roba. E poi abbiamo deciso di spostarci, però, perché non era abbastanza. Certo che no. Sì. E quindi cosa avete combinato? No, abbiamo pensato, ma queste famiglie poverine hanno solo un tetto, però siamo vicino a loro, ma non abbastanza. Allora cosa facciamo? Cosa facciamo? Allora abbiamo cercato un luogo, l'abbiamo cercato in centro volutamente, perché rimanendo vicino all'ospedale
entri sempre un po' in quel mood di malinconia, di, sei sempre attaccato comunque con la mente, certo, all'ospedale. E abbiamo scelto una nel quartiere Porte Palatine, sì, quindi centrale, vicino a un bel mercato, vicino a tante cose belle di cui ti puoi nutrire uscendo anche solo per prendere un caffè, oppure prendendo la metro per arrivare all'ospedale, guardi dei bei palazzi, dei bei giardini, ti alleggerisci la vita. Quindi hai avuto anche un pensiero per l'anima delle persone, non solo, diciamo, concreto sì, ma anche con uno sguardo sul, come dire, sul morale delle persone. Sì, una leggerezza in più. Sì, sì, eh? Sì. E che bello. E allora è nato questo spazio, 11 camere con il bagno privato, però una zona in comune, una zona diurna, cucina, lavanderia e una sala polivalente, che è un po' il fulcro di Casa Giglio. Perché? Perché organizziamo dei laboratori per bambini a cui partecipano non solo i nostri bambini, quelli ospitati, ma anche quelli della città. E quindi c'è una casa viva, una casa dove suona il corriere, dove le persone vengono a fare un laboratorio, dove così c'è la partecipazione della cittadinanza. C'è uno scambio, esatto, c'è uno scambio con gli ospiti. Bello, c'è un cuore che batte insieme ad altri, questo mi piace molto perché poi di fatto è come creare casa, famiglia, anche lontano dalla propria, no? Sì, infatti quello che ci dicono è noi siamo stati bene perché siamo proprio stati a casa. E la nostra è deve essere. Siamo stati a casa, che bella cosa, no? Penso che sia uno dei complimenti, sì, più belli che si possa ricevere da qualcuno che insomma è stato con noi. Sì, possiamo fare quello e cerchiamo di farlo. Infatti da Giglion Lusa a Casa Giglio. A Casa Giglio, e infatti. Senti un po', allora intanto voglio salutare Francesco Murlo, ciao Francesco, poi voglio salutare Carmelo Costa che dice buongiorno Ivana, buongiorno alle tue ospiti, l'argomento che sta spiegando è fantastico, è molto bello che ci... Che stiano facendo quello che stanno facendo, immagino che sia questo, voglio complimentarmi con loro e con te per affrontare questo argomento. Bello, grazie. E poi voglio salutare anche la nostra Gabriella Roti e tutti i nostri amici dell'Angolo del Confronto che ci seguono sempre. Allora, Casa Giglio, 20 anni. E quest'anno avete festeggiato alla grande, no? Sì, perché sì, è un bel traguardo, sì. Voglio dire, esserci... Siamo più che maggiorenni. Esatto, esserci da 20 anni con tutto ciò che avete creato, con il progetto che via via cresciuto, e quindi avete deciso di festeggiare. A una manifestazione c'ero anch'io, me la sono goduta, voglio fare un saluto anche a Giorgio Bolognese e a tutti gli artisti che erano presenti, bravissimi, ci siamo proprio divertiti. Sì. Tanto. È stato un modo anche di dare riconoscimento ai volontari, perché grazie a loro Casa Giglio funziona, e questa è una cosa anche bella che tante persone si siano poi agganciate a Casa Giglio. E che nascano poi tante collaborazioni, tanti modi per essere vicini a Casa Giglio, per essere vicino alle famiglie che ospitiamo. È interessantissimo questo, ma avete fatto anche dell'altro, no? Sì, con Valentina. Ecco qua che scopriamo il mistero. L'ospite misterioso. Esatto. Abbiamo fatto un bel evento in Casa Giglio, 3 giorni di chiacchiere, di... Opportunità per le persone che sono venute a trovarci. Interessante. E Valentina l'ha organizzata. Senti, ma Valentina, sì, intanto tu chi sei? Chi sei? Ma cioè, che ci fai? Che ci fai qui? Esatto. E diciamo, in che modo avete collaborato? Cosa avete fatto in questi 3 giorni di chiacchiere, come dice la nostra Pinè. Pinuccia la detta Pinè. La nostra Pinè, infatti. Cosa hai combinato? Che cosa ho combinato? Allora, innanzitutto, chi sono appunto
appunto, per rispondere alla tua domanda, io sono Valentina Rebuffo, l'hai detto, e sono un trainer di marketing e comunicazione, perché le mie competenze nell'ambito degli anni che porto mi hanno appunto condotta a potermi occupare di queste due materie. Nell'ambito di Casa Giglio, quando Pinè raccontava appunto che da Giglio Onlus si è trasformata a casa, a me ha colpito molto questo concetto, perché quello che mi ha sorpreso è comprendere come all'interno di questa onlus il concetto di casa sia forte, perché casa non è solo un tetto sulla testa, quindi non bastava a queste persone dare solo un'opportunità, dove un alloggio dove stare, ma casa significa famiglia, e quindi l'idea è quella di aiutare gli ospiti che sono presenti. È stata durante l'evento, ma in generale è quello che fa Casa Giglio sempre, durante l'evento è stata quella di dare loro un'opportunità per vivere un momento conviviale che fosse che desse loro l'occasione di anche di trovarsi con le persone, con gli abitanti di Torino, perché non è stato detto, noi siamo a Torino, e quindi giustamente tutti i vari le persone che hanno partecipato. Quindi abbiamo creato, io mi occupo di creare dei contenuti per video o per eventi che raccontino in maniera di intrattenimento i brand e le persone. In questo caso ho raccontato Casa Giglio. Quindi lo spunto era quello di dare dei momenti emozionali, di chiacchiere, appunto, dove degli esperti raccontavano ognuno la loro competenza sull'arredo, sui colori. Il tema era la casa e l'emozione. Certo. E poi c'erano dei momenti di convivialità dove venivano presentati dei progetti, degli oggetti, c'erano degli artigiani. Quindi è stato un momento di grande raccolta, ovviamente anche a fondo benefico, quindi grande raccolta, certo, di perché non fondi. Dimentichiamo perché le onlus, scusami, di questo si cibano. Esatto, non dimentichiamo, apriamo e chiudiamo un attimo la parentesi, poi la approfondiamo ancora, che ovviamente è necessario raccogliere dei fondi, perché per fare tutto questo, per fare... Certo. Per realizzare i progetti occorrono i soldini, certo, ragazzi. Ma adesso siamo nel momento in cui si pagano le tasse. Ebbene sì. Per cui con il 5 per 1000 lo si può fare tranquillamente senza spendere una lira. Esatto, questa è un'opportunità, scusa se ti interrompo, certo, però anzi, diciamo che si incastra bene questo argomento, no? Tu ci hai dato là, perché effettivamente, quando, visto che tanto le dobbiamo pagare le tasse, no? Mentre ci siamo, noi possiamo destinare il 5 per 1000 a Casa Giglio. Come facciamo a trovare la vostra partita IVA, il vostro codice fiscale? Perché bisognerà segnare qualcosa, sì, per scegliere voi, sì, no? Sì, allora raccontaci come dobbiamo fare. Allora, potete andare sul sito www.casagiglio.org, ma se volete segnarlo, in alto a sinistra segnare sul vostro CUD 730 o qualsiasi, dillo con energia, che devono redditi, sentirci bene, questo codice fiscale 900 17 00 16 900 17 00 00 16 00 16, l'ho quasi imparato, ragazzi. 0016. Bellissimo. Quindi mi raccomando, magari poi lo segneremo nei commenti, sì, sotto la diretta, in modo che chi ha piacere di prendere nota e anche lo trova facilmente. Quindi magari mettiamo, certo, il link anche della, diciamo, del sito, in modo che dobbiate proprio solo cliccare o guardare, così è più facile, no? Sì, sul sito si può anche donare subito, quindi ci sono tanti modi per aiutare Casa Giglio. Possiamo pensare di dare una mano in qualche modo, ma c'è un modo che veramente non ci costa nulla, sì, e quindi direi questo che è più economico. Esatto, questo si può fare immediatamente, cioè nel senso, senza costo, nel momento in cui facciamo qualcosa che tanto dobbiamo fare, per forza. Ed è la dichiarazione dei redditi, scusate, ma è così tanto... Ogni tanto parlare della dichiarazione dei redditi è bello in questo, sì, contesto, sì, dai, è bello, no, esatto, cerchiamo di trovare un lato positivo, esatto, in ogni cosa. Quindi in questa dichiarazione dei redditi, che tanto ci tocca farla, come si dice, tanto ci tocca, almeno facciamo qualcosa di buono. No, perché tanto andrebbero persi, quindi destiniamoli. Destiniamoli tutti, sì. Assolutamente sì.
Ma torniamo a te. Torniamo a me. Quindi il mio contributo è stato quello di aiutare nella realizzazione di questi tre giorni. Per lo scopo era quello appunto di far conoscere Casa Giglio, quindi come abbiamo detto raccogliere fondi. Poi abbiamo realizzato una cena in associazione con una associazione enogastronomica del territorio, e parte del ricavato è stato ovviamente devoluto a Casa Giglio. Quindi il mese di marzo è stato un mese di grandi eventi. Poi c'è stata la corsa, la Charity Run, di cui appunto alla quale è stato Casa Giglio rappresentato e si è partecipato. Quindi tutto il mese il mio contributo è stato quello di supportare a livello comunicativo la voglia di far conoscere e far promuovere insomma Casa Giglio. Direi che ci siete riuscite, perché le iniziative di Casa Giglio e comunque Casa Giglio insomma noi le abbiamo viste un po' dappertutto, no? In ogni dove, sì. Quindi questa è sicuramente una gran bella soddisfazione per chi ha lavorato tanto per questo. E voglio salutare Laura, ciao Dean, Laura Mosco, un'artista bravissima. Maria Emilia Cossa, ciao, buongiorno, buongiorno anche a te. Gisella, un saluto, un abbraccio e grazie per essere con noi. Torniamo a parlare diciamo di questo progetto, no? di quello che avete fatto insieme e di quello che comunque ancora c'è da fare. Mm-hmm. No? Sì, perché adesso... non sei una persona... Io, ti conosco da tanto tempo, anche se ci siamo perse un pochino di vista, ma ti seguo, per cui so che non sei una che dice ma faccio questo buon finito, no? Hai sempre una marea di idee testa, che ti cercano, quindi ti vengono incontro, ecco. No, adesso stiamo accogliendo anche delle famiglie ucraine perché c'era bisogno, e quindi cosa vuoi fare? E si fa, è certo, è certo. E quindi, no, ma siamo molto contenti perché anche loro sono più rilassati, con tanti problemi sicuramente, anche della lingua, ma viviamo tutto il giorno con il telefono in mano per traduttore simultaneo virtuale, e anche lì abbiamo fatto da mangiare insieme, insomma, un'altra sfida, no? Anche quella della lingua, quella del è di nuovo una casa per loro e per noi, anche perché è un arricchimento anche per noi, altrimenti l'energia non la troveresti da nessuna parte. Concordo, esatto, perché comunque vorrei ricordare che un'operazione di questo genere qui richiede tanto energia. Impegno e tanta energia, quindi se non ci fosse uno scambio costruttivo e positivo ovviamente si andrebbe in esaurimento, no? Certo. Cioè, dopo un po' certo. Uno sarebbe stramazzato lì, perché l'impegno già solo a sentirlo raccontare lo capisci che è tanto, perché curare abitazioni, case, coordinare anche gli interessi, le attività dei bambini, dei genitori. In questo caso addirittura c'è un problema di lingua, quindi insomma per quanto voglio sì, dire, per quanto ci siano amici anche esatto. Che ci aiutano, ma è comunque un impegno. La quotidianità esatto. È fatta di 24 ore. E quindi voglio dire, effettivamente se non ci fosse un'energia costruttiva sarebbe andato sì, tutto. Tutti insieme la troviamo. Ma è questo secondo me che voglio sottolineare, questa la forza, no? Che lo scambio, poi fare le cose con passione e con cuore, e in realtà ti stanca molto meno di quello che ti dà. Cioè è chiaro che c'è uno sforzo e ci si stanca, no? Certo. Perché non voglio neanche essere quella che dice oh no, perché tutto wow, non è così, non è così, no? Ovviamente ci vuole impegno, alle volte si è stanchi, alle volte no. È normale che questo sia così, perché sennò parliamo di supereroi, quelli dei cartoni animati. Ma è anche vero che quando c'è uno scambio di energia positiva, tutto quello che fai comunque non ti pesa così tanto, anzi, come giustamente dicevi prima, ti arricchisce. Allora, ragazzi, abbiamo ancora 3 minuti. Mm-hmm. E quindi vorrei che voi mi raccontaste in 3 minuti qualcosa che non dobbiamo dimenticare in questa nostra chiacchierata. Quindi cosa vogliamo dire? Intanto teniamo il cuore grande, aperto possibilmente, sempre. No? Perché quando si aiuta... C'è un amico, ciao Carmelo, un altro Carmelo, che dice sempre che fare del bene fa
stare bene. E quindi io condivido moltissimo questo concetto, per cui intanto voglio dire, scegliete voi come, ma fatelo, no? Ognuno poi, ci sono tanti modi, piccoli, grandi, per fare del bene, e quindi insomma mi sembra la sede opportuna per ricordarlo. E poi, cos'altro vogliamo dire? Ma che, per quanto mi riguarda, nei confronti di Casa Giglio, che il meglio deve ancora arrivare, che secondo me questo mese di marzo che ha visto Casa Giglio anche iniziare a ragionare su quella che è un'ottica di raccontarsi per tutto quello che ha fatto negli anni e che sta facendo, secondo me è solo l'inizio di una bella annata ricca di avvenimenti, di progetti che potremo realizzare insieme con grande passione, perché quello che hai detto prima mi ha colpita molto, cioè le cose se si fanno con passione si vede, e credo che Pinani sia l'essenza, lo assolutamente rappresenti. sì, vero. Quindi, il meglio deve ancora arrivare. Altri vent'anni, come no, sono sicura che assolutamente sì, e quindi stiamo a guardare e a sostenervi, no? Per capire, per curiosare, per sapere che cosa man mano creerete ancora, no? E vorrei soltanto ricordare in chiusura, prima di salutarci, il codice fiscale 900197700 16. Mi raccomando, adesso tanto lo scriviamo sotto. Comunque, mi raccomando, e poi se volete andare a curiosare Casa Onlus, c'è pure un sito www.casagiglio.org. E voglio ancora ringraziare Francesco Di Pierro. Complimenti Pinuccia per tutto ciò che fai per i bambini e per le loro famiglie e per la nostra comunità. E un saluto anche a Massimo Imbrò, un saluto a tutte le persone che purtroppo non vedo perché vedo passare i pallini, ogni tanto ne acchiappo qualcuno. Certo. Scusatemi, però veramente grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e a tutti coloro che ci ascolteranno, perché come sapete questa è una trasmissione che diventa un podcast e quindi può essere riascoltata anche per intero, perché capisco che magari questo è un orario in cui le persone lavorano, quando volete, e tra poco sarà anche su YouTube. Grazie a te. E a voi che ci sentono, che ci ascoltano. Felice di avervi avute qua. Ricordate Casa Onlus, Casa Giglio Onlus, grazie ancora. E mi raccomando, sognare si può.